dispiace che ci sia questo, che si è venuto a creare questo muro contro muro contro l'amministrazione che vuole in realtà dialogare. Tra l'altro mi dispiace per qualcuno, ma questa amministrazione gode di ottima salute, per cui ci dovrete sopportare per i prossimi 5 anni, per cui scatto, perché si parla di un rimpasto, ma non mi pare che non è previsto nessun rimpasto a settembre, per cui questo è quando andremo a affrontare altri temi. Dicevo, un'amministrazione che si è trovata a gestire un bilancio pari allo zero. Vorrei però fare notare che negli anni precedenti c'era un avanzo di bilancio di 476.000 euro. Allora voi dite, che fine hanno fatto queste 476.000 euro? Magari le avessi trovate io 476.000 euro. 88.000 euro sono stati destinati per l'assestamento di bilancio, che per quanto possa essere discutibile, però può capitare di fare un bilancio di previsione e poi intervenire nel corso dell'anno a fare un assestamento. Certo, con le casse piene la previsione dove poteva essere più precisa, però diciamo questo è un peccato segnale. Mi soffermerei invece sui 223.000 euro di debiti fuori bilancio. Questo stiamo parlando dell'anno precedente, riconosciuti dal commissario prefettizio. 201.000 euro di debiti fuori bilancio. E poi ancora di 154.000 euro di partite sospese. Ora è chiaro, è doveroso fare una considerazione che 223.000 euro di debiti fuori bilancio sicuramente sono da scrivere all'amministrazione Pizzuti. 154.000 euro, noi se lo riamo da questo peso, ce le portiamo indietro dall'amministrazione Amendola. Quindi mi sembra strano leggere poi a mezzo stampa o a mezzo volantinaggio che questa amministrazione ha delle responsabilità che in realtà gli vengono attribuite delle responsabilità solo dopo solo 3 mesi, quando ancora l'anno scorso abbiamo pagato, torno a dire, 223.000 euro di debiti fuori bilancio dell'amministrazione che mi ha preceduto e 154.000 euro di partite sospese che risalgono all'epoca dell'amministrazione di Maria Mendola. Quindi rimango sorpreso. Per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, possiamo procedere, sono tutti